situazione non incide, ma ai fini di questo decreto, i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E, quindi in congiunzione, questi e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, RSA, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, RSU. Quindi qui il legislatore ha fatto un'operazione importantissima. Ha detto che se voi trovate scritto contratti collettivi e senza nessun'altra aggettivazione o specifica affiancata, per me va bene che la regolamentazione sia affidata a qualunque livello dell'articolazione della contrattazione collettiva territoriale, quindi dal nazionale al territoriale all'aziendale. Quando parliamo di aziendale, non spaventiamoci, non riguarda le aziende e le imprese, riguarda tutti i datori di lavoro, è il perimetro d'applicazione che riguarda quella specifica organizzazione, no? Territorio, tutta la nazione, un territorio che potrebbe essere una regione, una provincia, ovvero un'unica struttura, un'unica realtà lavorativa. Quindi che cosa significa questo? Significa che diventa, oggi siamo in un ospitati da una importante organizzazione sindacale dei lavoratori, il legislatore dà alle parti sia esse tutte e due le parti collettive, quindi rappresentanza dei datori di lavoro, nel vostro caso i coordinamenti delle ONG che sono stati tra l'altro firmatari anche dell'accordo del 2013, o rappresentanza dei lavoratori e singola organizzazione, perché quello che rende collettivo un contratto è la presenza di almeno una rappresentanza collettiva delle parti, e cioè quella dei lavoratori. Mi spiego meglio. Lui è il rappresentante di tutta questa di tutta quest'aula. Se io e lui facciamo un contratto, lui essendo il vostro rappresentante, io e lui sottoscriviamo, ponendo che io mi sono preso l'incarico di datore di lavoro dell'aula, io e lui facciamo un contratto collettivo. Perché lui è l'espressione, in rappresentanza sindacale, aziendale o unitaria, a seconda delle due tipologie, e quindi è il soggetto titolato per. Se lo stesso contratto fosse sottoscritto individualmente da tutti voi, non avremmo realizzato una contrattazione collettiva di tipo aziendale. Avremmo organizzato che cosa? Un impegno contrattuale, certo, che coinvolge tante persone, tutte le persone, certo, ma le coinvolge individualmente, per cui il prossimo che entra da quella stanza potrebbe non essere in alcun modo coinvolto da quel contratto individuale plurimo che abbiamo posto in essere. Perché? Perché i rapporti contrattuali collegano le parti firmatarie. Quindi, per abilitare le deroghe alle previsioni, ai limiti previsti dal decreto legislativo, è necessario l'intervento della contrattazione collettiva. Per esserci contrattazione collettiva ci deve essere almeno la rappresentanza collettiva dei lavoratori. E quindi, specialmente le organizzazioni maggiormente articolate tra di voi, faranno bene a valutare quali possono essere gli elementi di deroga necessari, perché magari riusciranno a costruirsi con un rapporto con l'organizzazione di riferimento un vestito cucito su misura, che questo poi è l'obiettivo, no? Cioè, io lascio ampia autonomia alle parti, quello che dicono le parti va bene, certo, se le parti nulla dicono, il limite lo metto io. Quindi è proprio un approccio sussidiario. Le regole le mettono coloro che gestiscono quel rapporto. Solo una loro inerzia impone al legislatore un'intromissione. Ed è un'organizzazione, secondo me, efficace. Sempre che poi, appunto,
le relazioni di lavoro, le relazioni industriali all'interno di ciascuna organizzazione possano avere il modo di svilupparsi in modo proficuo. Il part time, primo contratto e viene toccato, i ritocchi qui sono solo in termini di semplificazione, e cioè ricordate il part time che cos'è? È un orario ridotto, quindi l'orario contrattuale legale è 40 ore o diverso previsto dalla contrattazione nazionale, tutte le ore in meno di rapporto determina un rapporto parziale. Fino a pochi giorni fa però eravamo così deformati, deviati mentalmente, che davanti a dire part time uno dice ah, fermo, part time. Ma come è articolato? Se è un part time orizzontale, verticale, obliquo, misto, storto, dritto, perché? Perché dietro ogni tipologia di articolazione poteva esserci l'abilitazione a attivare rapporto supplementare, orario supplementare, cioè quell'orario che distanzia l'orario del contratto individuale all'orario legale. Se ho un contratto di 20 ore, il lavoro supplementare sono le altre 20 ore che mi portano alle 40. Oltre le 40 si parla di lavoro straordinario. Quindi, poi le clausole elastiche o flessibili, quelle che consentivano di modificare l'articolazione o di estendere l'orario di lavoro, che non si capiva mai quale fosse quella elastica e quale flessibile. Quindi oggi come ne esce il part-time? Il part-time è uno, le distinzioni tra orizzontale, verticale e misto non esistono più. Ci voleva una pensata impegnativa, ma credo che sarebbe bastato chiedere a chiunque che cos'è il part-time, è uno, poi tutto il resto. Le clausole elastiche e flessibili è come se avesse fatto la clausola flessastica, cioè le ha unite insieme ed è la clausola elastica. Quindi la clausola elastica è una sola e comprende la facoltà del datore di lavoro di modificare alzandolo l'orario di lavoro contrattuale o di modificarne l'articolazione. Attenzione, anche qui il passaggio è importante e non è diverso da quello, non è una novità, però ci stiamo sopra e forse è bene ricordarla. La clausola elastica, e vedremo qual è, come potrà essere abilitata, è quella clausola che consente modifiche unilaterali, cioè decide la direzione, decide il coordinamento dell'ONG, decide la presidenza e io, lavoratore, qui stiamo parlando di lavori subordinati ovviamente, e io subisco la decisione. L'esempio banale, abbiamo sottoscritto un contratto di lavoro part-time in cui nel contratto individuale l'articolazione, vi ricordo a tutti che nel contratto individuale di lavoro non basta solo dire 20 ore settimanali, ma bisogna evidenziare anche l'articolazione delle ore settimanali. È proprio su quello che si innesta poi la clausola elastica, l'articolazione che deve essere individuata e se non lo faccio può succedere che il lavoratore dice no, io il fatto che devo lavorare la mattina non va bene, allora ricorro al giudice e il giudice vada a interpretare quale doveva essere l'orario di lavoro, la disposizione di queste ore di lavoro e dà priorità alle esigenze di vita del lavoratore, proprio perché le parti non avevano scritto nulla e il datore di lavoro aveva perso l'occasione di stabilire quale fosse. Quindi il contratto non c'è una sanzione specifica, voglio dirvi, ma c'è la possibilità di avere un piccolo una controversia, un contenzioso con il lavoratore. Quindi nel contratto individuale specifichiamo, la novità è che se abbiamo turni di lavoro, generalmente nelle nostre realtà non ce ne sono, ma potrebbero esserci dei servizi, quindi pensiamo sempre ai dipendenti, ai servizi, immagino magari dei call center specifici, no? che debbano dare una risposta H24, quindi lì oggettivamente dovrà esserci una turnazione. Ecco, in quel caso che faccio? Gli allego tutti i turni da qui all'infinito che magari non conosco? No, l'allego alla turnazione, oggi è consentito farlo. Quindi lego quell'orario di lavoro a quello che sarà legato secondo la turnazione che sarà per quel servizio. La clausola, quando io voglio cambiare l'articolazione, se lo facciamo d'accordo, problema zero, nessuno.
Perché? Perché le parti hanno sottoscritto un contratto e si sono date delle regole e le stesse parti possono modificarle un milione di volte al giorno. Sono abilitate a farlo. Quindi se domani era previsto che venivi il pomeriggio, guarda, serve, non c'è problema, vengo la mattina, non c'è bisogno di attivare nessuna clausola elastica. Il problema è quando è unilaterale questo discorso. Allora in quel caso l'unica possibilità che ha il datore di lavoro di agire unilateralmente è la presenza di questa clausola elastica, che può essere, deve avere forma scritta, quindi può essere inserita nel contratto di assunzione o in accordo successivo, deve essere prevista dal contratto collettivo nazionale. Qui viene definito l'ambito, il contratto collettivo di lavoro. Se non è prevista, cosa possono fare le parti? Possono a loro volta pattuirla singolarmente, ma con un obbligo in più, non solo quello della forma scritta, ma quella di andare a certificare il loro accordo avanti alle commissioni di certificazione. Qui adesso apro un minuto di così ci ricordiamo che cosa sono le commissioni di certificazione, perché le troveremo tra 10 minuti quando parliamo di contratto a progetto. Le commissioni di certificazioni sono commissioni istituite istituite dalla legge Biagi, quindi sono vigenti dal 2003 nel nostro ordinamento, e sono costituite in diversi fori, in diversi luoghi. Hanno il denominatore comune della competenza, della terzietà di questi luoghi. Cioè il legislatore si è premunito di dire: bene, io creo un ambito in cui le parti siano assistite, siano supportate, sia dato loro tutta l'informativa necessaria e pertanto possano sottoscrivere contratti con più consapevolezza. Qual è la conseguenza di questo percorso? Che un contratto certificato ha un valore più importante, è come se la volontà di quelle parti fosse esaltata, per cui la conseguenza in termini pratici qual è? Che chiunque voglia contestare il contenuto di quel contratto, la tipologia di quel contratto, per esempio, non può operare direttamente, ma deve rinviare la decisione al giudice. Mi spiego meglio. Se una delle due parti contesta l'accordo, o se un terzo, ma la pubblica amministrazione, l'ispettorato del lavoro, l'INPS, intende riqualificare quel rapporto, ha un percorso obbligato e fino a conclusione di questo percorso quel contratto manterrà pienamente la volontà e la determinazione che le parti hanno inteso fornire in sede di certificazione. Quindi se era nato come contratto a progetto, manterrà fino a che alla fine di questo percorso un giudice non si pronunci in modo diverso. Il percorso comincerà con un tentativo obbligatorio, è l'unico tentativo obbligatorio di conciliazione che è rimasto nel nostro ordinamento. Perché? Perché se le due parti sono andate dalla commissione a chiedere la certificazione, magari una delle due bisticcia e dire no, non era un coco pro, è un contratto di lavoro subordinato mascherato, e dire allora prima torna dalla stessa commissione a cui qualche mese fa o un anno fa hai detto il contrario e cercate di trovare una via d'uscita, un'intesa. Una volta superato questo, se si trova la via d'intesa, la controversia è finita. Se la via d'intesa non c'è, quindi si registra un mancato accordo, la parte, in questo caso nell'esempio fatto il lavoratore, sarà libero di adire il giudice del lavoro. Ma fino a quel momento, ma pensate alla diversità se per esempio anziché agire un lavoratore fosse un organo di vigilanza, l'INPS, che dice no, quelli non sono contratti a progetto, sono lavoratori subordinati, quindi io emetto il verbale, una volta emesso il verbale ti metti la nota di debito, atto esecutivo e tu ti trovi un'esecuzione in corso per il recupero contributivo. Allora,
tu datore di lavoro devi rincorrere quell'esecuzione, andare al giudice dell'esecuzione e dire: caro giudice, per cortesia, siccome l'INPS ha sbagliato tutto, perché magari precedentemente avete fatto un ricorso amministrativo è cestinato per default, vanno proprio in spam, forse l'INPS già proprio non li legge proprio, e ci siamo, quindi andate al giudice dell'esecuzione e dire: caro giudice, per cortesia, se tu adesso mi dai retta a quello che ha detto l'ispettore, che non ha magari valutato tutto nell'ambito, e mi dici di pagare 100.000 euro di cartella, mi troverei un attimo in difficoltà e le stesse mie attività dell'anno salterebbero, quindi ti chiedo di sospenderne l'esecuzione e di accertare nel merito i contenuti. Il giudice può dire sì, va bene, oppure no, non va bene, non sospendo un bel niente, quindi siete voi a ricorrere. Se al contrario il contratto fosse stato certificato, a monte la verifica ispettiva sarebbe potuta partire esclusivamente se l'ispettore avesse rilevato delle macroscopiche divergenze tra il contratto certificato e l'attività svolta dal lavoratore. Una volta, quindi, c'è una direttiva del Ministero del Lavoro del 2008, direttiva dell'allora Ministro Sacconi, che diceva: caro ispettore del lavoro, voi muovetevi prioritariamente, salvo non abbiate denunce, non abbiate, sui contratti non certificati, perché è talmente ampia la platea di contratti da esaminare che se lì ci ha buttato un occhio qualcuno non è una patente di legalità, ma insomma, almeno qualcuno l'ha visto quel rapporto. Quindi probabilmente l'ispezione non sarebbe nemmeno partita, ma se fosse partita e fosse stato lo stesso risultato, a questo punto a dover agire non sareste stati voi nel rincorrere e bloccare l'esecuzione, ma sarebbe stato, per esempio in questo caso, l'organo di previdenza, quindi l'INPS, a tentare la conciliazione e poi andare dal giudice e aspettare, quindi non avreste avuto nessun atto esecutivo in piedi. È certo che se il giudice diceva: no, voi avete fatto dei contratti a progetto per cooperanti e li ha trovati tutti che facevano inserimento dati o non so quell'altra attività, probabilmente avete fatto un po' di sfasamento tra la tipologia contrattuale, che magari era legittima, era ben fatto il contratto, ma poi tra quello che avete messo posto in essere. Quindi, ma lo sarà il giudice. Capite la grande diversità? Quindi le clausole, l'asse e la patame, se non previste, possono essere inserite. Prego. La mia domanda è: ma in presenza di un accordo cosa? In presenza di un accordo sindacale, sì. A questo punto qual è il valore che pesa rispetto all'accordo sindacale con tutti i crismi, eccetera, invece un accordo individuale davanti alla commissione? Ok, allora la domanda probabilmente non hanno sentito in fondo. La nostra amica ci chiede: in presenza di un accordo sindacale organizzato magari con la rappresentanza sindacale aziendale e un contratto certificato, qual è che pesa di più? Bisogna vedere, perché hanno due finalità diverse, e cioè: se io voglio modificare una clausola, per esempio, arriviamo, so che è un elemento sensibile, la clausola di contingentamento dei tempi determinati, lo posso fare solo con accordo collettivo. Non posso andare in commissione di certificazione e quel contratto, se io portassi un contratto a tempo determinato o un contratto di lavoro in commissione di certificazione, io sono in commissione di certificazione qui a Roma, la commissione riscontrasse difformità di quel contratto individuale tra disposizioni di legge e disposizioni di contrattazione collettiva, non certificherebbe. Cioè, hanno due funzioni profondamente diverse. La contrattazione collettiva ha una funzione regolatoria del rapporto. Il contratto certificato, a parte qualche piccolo elemento, ha una funzione di, come dire, di legalità tra le parti, cioè di riscontro oggettivo che quel contratto segue le disposizioni di legge. Quindi non lo certifichi, non lo ispettore, è inutile che lo vedi, perché già qualcuno ha detto che quel contratto è stato sottoscritto seguendo le regole del contratto,
della legge e del contratto collettivo, eventualmente anche del contratto aziendale. Quindi vanno in continuità le due cose e non in contrapposizione. In realtà la certificazione nasce da idee più profonde, cioè idee di derogabilità assistita individuale, e cioè lì sì, ma non è mai entrata, mai è stata posta in essere. Lì sì, il professor Biagi ragionava su portare in Italia la possibilità di un lavoratore a modificare alcuni parametri del proprio contratto. In realtà mi smentisco, perché oggi uno di questi casi lo troviamo codificato parlando di mansioni. Oggi, avanti alle commissioni di certificazione, un lavoratore può retrocedere di mansioni, può retrocedere di livello, può retrocedere di retribuzione. Fino a qualche giorno fa, il 2103 del Codice Civile recitava che ogni patto contrario al mantenimento del livello professionale fosse nullo. Quindi in quel caso sì che possiamo parlare di una deroga assistita, cioè il lavoratore riprende in mano la facoltà di modificare alcuni parametri del proprio rapporto di lavoro, ma lo può fare solo se assistito. Assistito da chi? Dalla commissione di certificazione. Ok? C'è una cosa particolare ancora nel contratto part-time, che le lavoratrici madri possono trasformare il loro rapporto di lavoro in part-time, periodo di congedo parentale, e quindi lavoratrici madri ma anche lavoratori padri, in luogo della fruizione del congedo parentale stesso. Cioè, anziché, se il congedo parentale, sapete, è quel periodo in cui interviene l'INPS, paga il 30%, in questo caso il lavoratore, quindi il lavoratore e la lavoratrice, possono dire: no, io preferisco avere comunque un contatto con la mia, magari la mia funzione, capisco che serve la mia attività, o anche a livello di reddito, insomma, avere solo il 30% forse è limitativo, o forse stare tanto fuori poi mi trovo in difficoltà, no? Jobbak ha parlato anche di questo, di collegamento di tempi di vita, conciliazione di tempi di vita e di lavoro. Quindi che cosa può dire il lavoratore, la lavoratrice in questi casi? Posso dire: trasformo, riduco fino a un massimo del 50% per una volta sola e per tutta la durata del periodo di congedo parentale di riferimento il mio rapporto di lavoro. Ed è un diritto, quindi ci sono tanti casi in cui il lavoratore può chiedere la trasformazione, ma non è un diritto soggettivo, è una richiesta, una possibilità. Quello che doveva essere il contratto, che per qualcuno doveva essere spazzato via, il contratto intermittente, il contratto a chiamata, rimane con le stesse regole che conoscevamo. Anche qui, il contratto a chiamata ha due possibilità di essere attivato: requisiti soggettivi.